bentornati con noi per un altro appuntamento con il mondo del gusto e dell'agricoltura. Oggi entriamo nuovamente nel mondo della meccanizzazione agricola. Vi portiamo alla Fiera di Bari in occasione di Agrilevante, esposizione internazionale delle macchine, impianti e tecnologie per la filiera agricola, una delle più importanti tra le manifestazioni fieristiche dedicate al settore primario che si svolgono nell'intero bacino mediterraneo. Cinque edizioni fino ad oggi sono state realizzate e hanno registrato una crescita costante in termini di aziende espositrici, di internazionalità e di iniziative culturali di taglio tecnico e divulgativo. Un'edizione vincente è quella di quest'anno che ha visto quante presenze e quanti espositori. Quinta edizione di Agrilevante, era iniziata con dei numeri record a livello di numero espositori, 300 espositori, oltre 5.000 macchine esposte e 55.000 metri quadrati di esposizione, oltre 65.000 visitatori, in incremento del 16% rispetto alla scorsa edizione di 2 anni fa. È diventato un punto di riferimento per l'area mediterranea, per l'area dei Balcani, per l'area del Medio Oriente e del Nord Africa, oltre che l'Africa subsahariana. È diventato un bellissimo centro di aggregazione di tutto quello che è la meccanica agricola, non solo pugliese, ma anche di tutte le regioni limitrofe e anche di tutto il Sud Italia. La prossima edizione, quella del 2019, prevediamo ulteriormente in crescita. Abbiamo avuto in questi giorni molti confermi di espositori che vogliono crescere la loro presenza in termini di spazio. Abbiamo avuto molte richieste di nuovi espositori che hanno valutato positivamente, come visitatori in questa edizione, il fatto di essere presenti per arrivare a raggiungere questo pubblico che è un pubblico molto interessante. Soddisfazioni da parte di tutta la struttura organizzativa di Federunacoma, la Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura. In conclusione di questa edizione di Agrilevante 2017, possiamo veramente considerare questa edizione un gioco ben riuscito. È un gioco di squadra, è stata una bella collaborazione tra noi, come Federunacoma Service, e tutta la parte istituzionale, insieme alla fiera. Abbiamo messo in 4 giorni di manifestazione, in un contenitore unico, una serie di fattori che sono secondo noi determinanti. Da una parte il grande numero di espositori, di metri quadri, di novità e di visitatori. In più abbiamo questa grandissima impennata delle visite sia ufficiali che di operatori dall'estero. Questo credo che sia la dimostrazione, la prova del 9, di quello che noi abbiamo sempre sostenuto. Bari è baricentrico su tutto il Mediterraneo, ma ormai non solo. Raccogliamo anche paesi dall'Africa subsahariana, dall'Asia, sempre di più verso Oriente, quindi ci sono veramente delle prospettive importanti per l'attività degli operatori del settore qui a Bari e possiamo in conclusione dire che anche il numero previsto in modo abbastanza cauto per non mettere il carro davanti ai buoi è stato ampiamente superato. Quindi penso che questo sia davvero un ottimo lavoro di squadra, viene premiato il fatto di continuare da uno spin-off che abbiamo fatto partendo dall'idea di base di EIMA International, che ovviamente è la capostipite, e via via la stiamo declinando in tutte le agricolture e lo faremo in tutto il mondo. Quindi credo che di questo parleremo a lungo ancora per tanto. La ripresa del mercato delle trattrici, che si registra complessivamente a livello nazionale, vede andamenti particolarmente positivi in Puglia. Il balzo in avanti della regione dipende in buona misura dall'efficienza dell'amministrazione nell'utilizzo dei PSR, i piani di sviluppo rurale, cofinanziati da Unione Europea e Regione. L'occasione di Agrilevante è quella di una Puglia che si mette in mostra al Mediterraneo e al mondo, ma al tempo stesso accoglie delegazioni, accoglie innovazioni, accoglie quindi tutto ciò che di buono c'è in uno scambio culturale prima ancora che imprenditoriale. Per noi la tecnologia è uno degli strumenti attraverso i quali rendere più efficace ed efficiente un sistema già molto vitale, però una tecnologia sapiente, non sovradimensionata, non una tecnologia semplicemente fine a se stessa.
stessa, ma calibrata su quelli che sono gli utilizzi da doversi fare in campo per i vari tipi di produzioni che appunto annualmente la nostra regione sforna, e quindi con quella volontà di razionalizzare al meglio le opportunità che arrivano anche da, ad esempio, dall'utilizzo dei nostri fondi comunitari. Noi abbiamo già valutato un notevole incremento di matricolazioni nell'ultimo anno. Questo è il segno di un PSR vitale e che mette in movimento tantissime aspettative. Stiamo lavorando su oltre 3.000 pratiche per la parte della misura 4.1, cioè quella proprio del miglioramento aziendale. Abbiamo richieste per oltre 130 milioni di euro di investimenti, quindi un buon 50% eventualmente di parte pubblica. Quindi siamo consapevoli che l'apertura della fiera di oggi, anche simbolicamente, è un momento di ulteriore slancio verso queste attività, con la consapevolezza, così come dicevo prima, che qui è la migliore Puglia che si confronta, e questo diventa un luogo non solo di vetrine e di esposizione, ma anche di processi culturali che si innestano all'interno delle dinamiche aziendali dei nostri agricoltori, che quindi abbiamo molto a cuore questa iniziativa che diventa appunto il segno di una Puglia vitale, forte, che cresce in tema agricolo. Fra i temi proposti nell'ambito di AgriLevante, quello delle strategie e delle tecnologie per la prevenzione dei rischi ambientali assume particolare rilievo. Convegni sul tema del dissesto, degli incendi e della siccità portano l'attenzione sulle emergenze più evidenti. Una delle conseguenze del riscaldamento globale è sicuramente la siccità, il dissesto idrogeologico, ma anche la problematica degli incendi, che sono favoriti da un clima estremamente secco. Non dimentichiamo che la maggior parte di questi incendi è di natura dolosa, ma certamente trovare delle condizioni favorevoli per il loro sviluppo porta a far sì che negli ultimi anni questi incendi hanno riguardato una grande quantità di ettari. La media in Italia come valori è intorno agli 80.000 ettari all'anno, diciamo 90.000 se consideriamo alcune regioni che non fanno parte del censimento ufficiale, ma ci sono state delle punte come nel 2007 dove siamo arrivati a quasi 200.000 ettari bruciati ogni anno, e queste statistiche includono soltanto gli incendi ufficiali, cioè superiori ai 2.000 metri quadri di superficie. Il fenomeno è preoccupante e bisogna intervenire non solo dal punto di vista legislativo, ma anche e soprattutto da quello della manutenzione del territorio. È il tema un po' che è stato trattato appunto nel convegno di oggi nel Salone di AgriLevante. La manutenzione del territorio richiede incentivi per far sì che l'agricoltore possa continuare a rimanere in zone che ora tendono a essere abbandonate, in modo tale da evitare i dissesti idrogeologici e soprattutto gli incendi. Gli sfalci, le potature sono sicuramente un modo per eliminare alla fonte questo fattore di rischio. Abbiamo ricordato oggi che l'Italia è un paese bellissimo, però purtroppo è un paese estremamente fragile dal punto di vista idrogeologico. Da un lato la geologia, dall'altro la conformazione del territorio fa sì che il nostro paese sia particolarmente esposto al dissesto. Molte aree e molti centri abitati purtroppo subiscono le conseguenze dei fenomeni che sono sostanzialmente le frane e le alluvioni. Naturalmente, accanto a una predisposizione del territorio, dobbiamo ricordare anche le attività di urbanizzazione che soprattutto nel passato, negli anni 60-70, hanno interessato il paese. Questo chiaramente ha fatto sì che molte costruzioni siano state realizzate in aree vulnerabili, perché dobbiamo sempre ricordare che qualsiasi rischio, sia da frana che da alluvione, è una combinazione di una pericolosità dovuta agli eventi naturali e una vulnerabilità insita nel territorio. L'altro tema che abbiamo affrontato riguarda le tecnologie meccaniche agricole per ridurre e prevenire i rischi idrogeologici. Siamo partiti da un po' dall'analisi dell'importanza dell'erosione, che è una perdita di suolo effettiva da parte della nostra agricoltura, per vedere quali sono le tecniche di lavorazione del terreno più conservative, quindi che aumentano la sostanza organica e riducono l'erosione. Dopodiché siamo passati a vedere le macchine per la sistemazione idraulico-forestale, quindi le scoline, l'inerbimento delle scoline, le fasce tampone boscate, e poi un
un piccolo inserimento sulla manutenzione delle fasce contro gli incendi e alla fine la gestione delle rive, dei fondali, dei fiumi. Quindi la meccanizzazione per tutte queste cose c'è, è meccanizzazione gran parte italiana, è innovativa perché riesce a ottenere questi risultati anche nella salvaguardia dell'ambiente, cioè sono macchine che preservano ad esempio la fauna, che riescono a eliminare i residui dall'acqua, ecco, tutte queste cose sono importanti perché consentono di avere una meccanizzazione più rispettosa dell'ambiente. Per quanto riguarda il dissesto e i vari disastri che ci accompagnano continuamente in questi anni, un problema importante è quello del ruolo delle imprese agricole. Queste imprese si sono ridotte enormemente negli ultimi 30 anni di quasi la metà, ma questa riduzione è stata particolarmente rilevante nelle zone di colline e soprattutto di montagna. Per le imprese delle opportunità vengono dalle nuove attività di diversificazione della loro attività. Alcune di queste sono, diciamo, di carattere generale, mentre altre sono specifiche per quanto riguarda il contributo che può dare la meccanizzazione e le macchine agricole allo sviluppo territoriale di queste imprese e al loro reddito, perché queste attività nel loro insieme rappresentano oggi il 20% del valore della produzione. Quindi avere la possibilità di incrementare il reddito alle imprese agricole significa dargli maggiore possibilità di sopravvivenza. Quali sono queste attività? Una delle principali è quella del contoterzismo attivo e passivo, ma anche le prime lavorazioni che vengono fatte all'interno delle aziende agricole, ma quelle più nuove o che riguardano i rapporti fra città e campagna riguardano manutenzione di parchi e giardini, manutenzione agronomica dei terreni, l'agriturismo che è arrivato ad avere oltre 11 milioni di presenze, di cui più della metà stranieri. Lo sviluppo dell'economia agricola può stabilizzare il continente africano e soddisfare i bisogni alimentari, consentire la permanenza nei territori di origine delle comunità agricole e contribuire a frenare i flussi migratori verso l'Europa. Un convegno internazionale ad AgriLevante mette in luce problemi e potenzialità. In questa giornata di convegni, di attività di AgriLevante, abbiamo ospitato un interessantissimo convegno sull'Africa subsahariana, le prospettive soprattutto a livello agricolo, anche perché la parte di questa Africa comporta una problematica socio-economica anche in Europa attraverso un'immigrazione irregolare. Non dobbiamo porre muri o barriere a questa immigrazione, dobbiamo cominciare a risolvere i problemi dove sono causati, cioè nei loro paesi. Secondo noi c'è una grossa potenzialità in questi paesi di sviluppo agricolo che permette a una popolazione che per quasi il 25% soffre di carenza alimentare di mangiare e di vivere meglio. Negli ultimi anni c'è una grossa presa di coscienza di questi paesi su quello che è il ruolo dell'agricoltura, sia il ruolo sociale, a livello di impiego di manodopera, che il ruolo economico e a livello di pacificazione di queste popolazioni che tutto sommato negli ultimi anni hanno avuto qualche problematica in alcuni paesi, pensiamo al Sudan, pensiamo anche altre situazioni che sono venute a creare nell'Africa subsahariana. L'agricoltura è un grosso motore sociale, un grosso motore economico. Dobbiamo pensare che comunque dobbiamo dare da mangiare a questa gente e dobbiamo far sì che questa gente produca la loro ricchezza. È un territorio ricchissimo dal punto di vista agricolo, deve essere solo sfruttato meglio. Nell'ambito di questo studio siamo andati innanzitutto a inquadrare quello che è l'economia e il grado di sviluppo dei sistemi agricoli di questi paesi, andando a capire quelle che sono state le dinamiche che hanno portato questi settori ad avere un stato di arretratezza economica del sistema agricolo, che in sostanza hanno portato a provocare un grado di insicurezza alimentare ancora molto forte, di denutrizione, e che alla fine in parte hanno causato anche quelli che sono i flussi migratori che tocchiamo con mano tutti i giorni qui anche in Italia. Nell'ambito di questo
questo studio ci siamo concentrati su 11 paesi, in parte dell'Africa subsahariana, e su questi paesi abbiamo creato una suddivisione in gruppi per capire quali sono i diversi gradi di sviluppo agricolo e la dinamicità in termini di crescita della produzione del sistema primario di questi paesi, anche al fine di capire quelle che sono le diverse potenzialità e soprattutto il ruolo che la meccanizzazione può avere all'interno di questo sviluppo. Tra i risultati principali ovviamente sono uscite considerazioni su quella che è la possibilità di questi paesi di svilupparsi con diversi tassi di crescita, con diversi strumenti. L'importante è che per lo sviluppo agricolo di questi paesi si cerchi di effettuare strategie di supporto all'agricoltura diverse calate sulle diverse realtà di ciascun paese. Droni per il controllo ambientale, per la cartografia, per le rilevazioni in aree pericolose, per le riprese, per l'agricoltura di precisione. Queste le applicazioni che fanno guadagnare rapidamente spazio al mercato dei droni. Attraverso una collettiva nell'ambito di AgriLevante si è illustrato l'utilizzo di questa nuova tecnologia al servizio dell'agricoltura. Organizziamo questa partecipazione collettiva ad AgriLevante perché riteniamo che oramai l'utilizzo dei droni in agricoltura stia diventando veramente sempre più importante. I mezzi sono decisamente migliorati tecnicamente, stanno facendo delle sperimentazioni, oramai diventate abitudini in alcune regioni, veramente molto molto interessanti. Siamo arrivati addirittura a fare con i droni l'impollinazione delle piante. Questa cosa è già stata fatta nei noceti e qua viene presentata anche per la parte olivocoltura. Si fa trattamenti antiparassitari, così come si può ovviamente arrivare a fare il monitoraggio del territorio e stabilire mappe di prescrizione che permettano poi all'agricoltore o all'agronomo di arrivare con precisione nel punto in cui il terreno o la pianta ha necessità di essere trattata in un certo modo. Queste tecnologie sono evolute e oramai di facile utilizzo. Il drone può essere tranquillamente programmato attraverso un semplice iPad, così come la mappa è collegata poi alla parte Google Earth, quindi permette di vedere in diretta dove si trova la piantagione o il campo che ha bisogno di un intervento mirato e a questo punto andare attraverso il proprio iPad direttamente sul luogo. La collettiva qui presente è composta da 3 aziende, tra le più importanti in questo momento presenti in Italia. C'è un'azienda filiale italiana di casa madre francese Parrot, c'è Aermatica 3D, azienda italiana che ha prodotti e sperimenta oramai da tantissimo tempo con impollinazione e tutto, e c'è azienda Idroni, che è un network che al suo interno può dare sia servizio che vendita di prodotto, è un franchising e presto apriranno anche in Puglia. Inoltre all'esterno, nel pomeriggio e nella mattina dei giorni successivi, faremo aree volo con dimostrazioni dal vivo per far vedere cosa il drone è in grado di fare e con quale facilità è possibile farlo. 2 seminari completeranno la nostra presentazione, fatti in collaborazione con l'Università di Bari e l'Associazione dei Contoterzisti, per parlare di corretto utilizzo del drone e potenzialità del drone nell'agricoltura di precisione e costi o benefici legati all'utilizzo di questo strumento. Assegnati nell'ambito della rassegna barese i riconoscimenti per le novità di prodotto presentate dalle industrie espositrici, 5 le novità tecniche e 3 le segnalazioni premiate nel corso di una cerimonia di gala. Tecnologie inedite ma già mature e introdotte dalle industrie nella produzione di serie. Il concorso novità tecniche di AgriLevante, che è giunto ormai non più alla prima edizione e cresce parallelamente edizione per edizione in maniera forte ed interessante. Quest'anno abbiamo registrato un 50% in più rispetto all'edizione precedente di domande pervenute alla nostra sede, quindi concorso che diventa sempre più alto dal punto di vista del tasso tecnico delle novità che presentiamo. Quest'anno premiamo una trinciatrice dell'azienda Serratri Duradoras che si chiama Mevual. La trinciatrice in questione consente di trinciare andane molto importanti di residuo di portatura in tempi relativamente brevi, e quindi la motivazione per cui la premiamo è proprio questa, una grande produttività al contempo mantenendo un'efficienza importante.
La seconda novità tecnica che premiamo a questo concorso si chiama Strawberry Field Deep Connecting System, è proposto dall'azienda Bosch ed è un sistema per il monitoraggio in tempo reale di umidità e temperatura di colture come ad esempio quella della fragola o da altre colture che hanno bisogno di un monitoraggio molto preciso e quasi in tempo reale delle condizioni di umidità e temperatura. Con questo sistema informatizzato che noi applichiamo direttamente alla coltura, questo sensore che poi tramite un cloud fornito dalla Bosch ed un sistema di app installato sul nostro smartphone ci dà questi valori così che noi possiamo intervenire e quindi questa è la motivazione del premio che abbiamo dato. Dopodiché abbiamo un sistema di livellamento per mieti trebbie proposto invece dall'azienda CNH Italia. Il sistema si chiama Everest, è applicato a una mieti trebbia concepita per l'utilizzo in pianura, ma che con questo sistema di livellamento raggiunge un livellamento trasversale fino al 36% e quindi può essere utilizzata anche in collina. Quindi uniamo le capacità e le potenzialità di una mieti trebbia da pianura ad un contesto di collina e questo per noi è stato motivo per creare per premiare questa novità. Dopodiché abbiamo due novità proposte dall'azienda Oliver Agro. Oliver Agro che presenta due macchine, entrambe che hanno vinto un premio di novità tecniche. La prima si chiama Colibri, è una sarchiatrice di precisione che consente di raggiungere degli interfilari di 8 cm, quindi un interfilare molto ridotto e che consente pertanto di andare a lavorare in situazioni spazi relativamente molto piccoli, mantenendo comunque una qualità della lavorazione è decisamente alta. Ultima, la macchina sempre di Oliver Agro che si chiama Tractor El Furbo, è una piccola macchina porta attrezzi, quindi che può essere equipaggiata sia per la sarchiatura che per altre lavorazioni di questa tipologia, che ha un design molto particolare, un arco di protezione ribassato e che quindi consente di avere una ampia visuale sull'area di lavoro, quindi visibilità ampliata al massimo e quindi rende molto più semplice la lavorazione. Vario e interessante il calendario dei convegni e degli incontri dedicati ad un'ampia rosa di argomenti ad interesse mondiale, nazionale e regionale. La Puglia olivicola non può trascurare la salvaguardia del proprio oro giallo. Ad Agrilevante importanti incontri sono stati organizzati anche per tutelare un'informazione corretta sulle problematiche colturali degli ulivi pugliesi affetti da xylella fastidiosa. Bene, allora sulla xylella si è detto tutto e il contrario di tutto, in modo particolare sono stati i media, ma non soltanto la stampa, la televisione, la radio eccetera, ma soprattutto internet che hanno creato una situazione di estrema difficoltà per la quantità di quelle che oggi chiamano fake news che sono corse sulla xylella. E questo ha creato dei grossi problemi, non soltanto problemi in genere, ma ha fatto sì che l'opinione pubblica è stata esposta a una serie di informazioni sbagliate o distorte che l'hanno confusa. I risultati sono quelli che abbiamo visto, che sono legati al fatto che la malattia purtroppo continua a diffondersi e verso la quale non c'è stata forse quella attenzione che ci doveva essere. La verità è che noi abbiamo un organismo da quarantena, difficilissimo, convinzione e affermazione mondiale. Tutti coloro che hanno lavorato con questo batterio in passato sanno bene quanto difficile sia poterlo contenere. Purtroppo quando la xylella arriva in un ambiente che le è favorevole dal punto di vista climatico, ci si insedia stabilmente. Di conseguenza bisogna ritenere che il Salento in questo momento, perlomeno la parte infetta, continuerà a essere minacciata dal batterio che non verrà eliminato. A questo punto si sta cercando di lavorare per migliorare soprattutto la resistenza genetica, trovare cioè delle cultivar che sono resistenti e che quindi possono produrre, anche se si infettano perché non sono immuni, che però possono produrre e quindi dare un reddito
Naturalmente si è anche alla ricerca di qualche cosa di migliore che possa poi servire per un miglioramento genetico classico ed introdurre quindi la resistenza buona anche nelle cultivar tradizionali che sono la cellina e l'oliarola alle quali i salentini sono molto affezionati. Sulle piante che abbiamo dobbiamo intervenire soltanto con la prevenzione. È l'unica cosa da fare. Nella zona infetta purtroppo c'è poco da fare a questo punto. Però c'è molto da fare per evitare che la malattia si diffonda verso nord. Questo è quello che si deve fare. Per fare questo è stato pensato e lanciato il piano Silletti. Il piano Silletti dovrebbe essere rimesso in piena funzione. Finalmente anche la Regione Puglia si è convinta di questo e quindi si dovrebbe andare in quella direzione. Si avrà la certezza di fermarla? No, la certezza no, però la speranza di poter quantomeno rallentarne l'avanzata c'è. Complessivamente sono stati 56 gli eventi e gli incontri che si sono svolti nell'ambito della rassegna AgriLevante, confermando come questa sia divenuta un luogo di incontro, di confronto e di informazione. La rassegna di AgriLevante ha rafforzato il proprio ruolo di piattaforma per l'innovazione in agricoltura nell'area mediterranea, meridionale ed africana. Appuntamento dunque per la sesta edizione di AgriLevante nel 2019 e per AgriSapori la prossima settimana con altri argomenti, altri viaggi, altri sapori e soprattutto con altri amici. Grazie per la vostra attenzione.